ci ragazzi, oggi siamo un nuovo video di FIFA, simuliamo un po' di partite, iniziamo, iscrivetevi, lasciate like, iniziamo a simulare un pochino, contro il Milan abbiamo perso, peccato, 4-1 per loro, continuiamo un pochino a simulare, siamo, non si vede in classifica perché non si può vedere ora, facciamo, simuliamo un po' di calendario, dai, andiamo, simuliamo questa partita contro questi del Parma, e vedo se abbiamo vinto. Abbiamo esattamente vinto 2-0. Ora faremo la partita contro noi. Non faremo nessuno. Ah sì, ora contro il Napoli. La giocheremo però questa. Il Napoli sarà una un grosso problema da battere. Abbiamo messo quella maglia di Polli. E iniziamo subito. Belotti prima, appunto. Ovviamente siamo in carriera giocatore. Ragazzi, comunque alcuni di voi ci stanno dicendo che ci stanno chiedendo perché abbiamo levato la scaletta video e non la facciamo più. Ragazzi, il motivo è perché Among Us non lo porteremo più. E poi perché vogliamo un po' cambiare, poi fare un po' l'effetto sorpresa, diciamo. Pochi istanti ancora al calcio d'inizio, clima sempre più rovente. Con me c'è Stefano Nava, pronto per il commento tecnico. Amici da casa, è tutto pronto. Stesso palla il Torino, vediamo. No, non si sa cosa è successo. Per questa super sfida della Serie A, sfida tra Torino e Napoli. Tre punti in palio per questa sfida che promette di non annoiarci. Entrambi gli allenatori si affidano alla loro formazione migliore per andare a caccia della vittoria. Dovrebbe morale, fiducia. Niente passaggio, attenzione, vediamo. Niente da fare per ora. 5 e mezzo, 3 minuti giocati per Belotti. Nel frattempo io intrattengo. Qual è il tuo giudizio sui padroni di casa, Stefano? Fare un campionato di centro classifica non sarà il massimo. Credo. È pur sempre meglio che dover lottare per non retrocedere. Questa squadra sta disputando una stagione in linea con le attese. E mira. Insigne! Ha provato la girata di testa. Conclusione sul fondo, senza problemi per il portiere. Ci ha provato. Andrà meglio la prossima volta. FIFA 20. È bello. Bravo il portiere. La regia ci propone due dei possibili protagonisti della sfida di oggi. È un duello, questo tutto da seguire. Due giocatori che non hanno certo bisogno di presentazioni. Due elementi importantissimi. Ecco il tiro! C'era tutta la potenza in questo tiro. Peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito al pallone di infilarsi in rete. Conclusione che non è uscita di molto, sopra la traversa. Il pallone. Si è molto arrabbiato. Belotti a 5-2 di nuovo, forse il peggiore in campo. Palla lunga per Belotti. Attenzione, salto. Può essere uno dei fattori del match. Attenzione, Mertens, Fabio. Con le sue straordinarie qualità. Ha i numeri per battere il record di gol in questa competizione. Finora le difese non sono riuscite a prendermi le misure. Vedremo se le cose andranno diversamente oggi. Mamma mia. Bravo il difensore che ferma tutto. Partono in contropiede Torino, mamma mia, Belotti credo che è un fuorigioco. Occhio qui alla ripartenza. Non Verdi, no, niente da L'ho fare. Perso palla, è sfumato Verdi in contropiede. Riprende la palla. Belotti! Spazza via Manolas. Non da fare, non ha niente mai da fare Belotti, credo. Palla di nuovo per i nostri amici del Torino. Interruzione. Trainer, assistenza trainer perché è molto fastidioso, veramente, cioè raga, fastidiosissimo. No, ripreso il pallone, il portiere Spino, il portiere di Polli, Fritti. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria raga, giusta. È bellissimo. Un culo. Da dire, Belotti, attenzione, Zazza. Belotti, mamma mia, che cosa da Belotti. Ha il pallone del possibile attacco. Rete del Torino. Grandissimo, grazie a lui. Incredibile. A zero Torino. Mamma mia. Che bello. Un gol di tecnica ma anche di fisico da parte dell'attaccante che si è liberato dalla marcatura dei difensori prima di concludere a rete. Ha lottato con le unghie per proteggere il pallone e alla fine ha portato a casa il massimo risultato. Bravissimo. Si ricomincia col Toro in vantaggio. Possesso palla per il Napoli.
Fabian Martens. Zielinski. Occhio qui all'azione del Napoli. Zielinski. Può metterla in mezzo. Ancora Zielinski, molto bene. Palla toccata in out. Sarà calcio d'angolo. Qui possiamo rivedere il gol che consente adesso di condurre il match. Ovviamente lo possiamo apprezzare. Conclusione murata. Palla nuovamente in calcio d'angolo. Allora, Belotti, alla messa in mezzo. Azione che sembrava potenzialmente interessante. Belotti prende il pallone. Con questa palla punta la porta. Belotti. Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Parata. Giaspino. Zielinski. Fabian Ruiz. Allan. Insigne. Attenzione il Napoli. Mario Rui. Può cercare il cross. Al centro dell'anno. Allan. Gol. Sono di nuovo in parità grazie a questa rete. Non molla. Non ci stanno a perdere. Bravo, continuano a lottare su ogni pallone. Gigi. Mamma mia. Pizzonato di Paveroni. Ha battuto il portiere al termine di una bella azione, molto bella. Centro, gli spazi sa essere devastante, dovevano chiuderlo prima. Stupendo. Questa comunque la bellezza e lo spessore Belotti. Di questo gesto. Ora passaggio per giocatori X. Hanno giocatori X, dunque, giocatori X, uno. C'è ancora giocatori X. C'è Belotti che vuole prendere il premia pallone, la corsa sulla fascia. Belotti. Non si sa cosa sta facendo e cade a terra. Nessun problema per la difesa che recupera. Fabian prova a salire lateralmente il Napoli. Uno contro il giocatore. È in posizione da cross. Allontana di pugno il portiere. Allora. Giocatore X. Belotti. Occhio al contropiede. Corre. Verdi. Belotti è pronto. Passaggio per Belotti. Serie prolungata di passaggi per il Torino qui. Mamma mia, bravissimo Cobb. Sarà calcio di punizione a favore del Toro. Tiro di distanza notevole, vedremo. Verdi, credo. 4-8 il voto di Belotti. Scusate raga, c'è tipo qualcosa che non va. Seleziona lato. Ok, ora giocheranno in due giocatori. Se proverà lo stesso, la conclusione in porta. Non si sa cosa serve. Conclusione in porta, ma portiere non ha avuto problemi. Due giocatori lo stesso. Ok, raga, in questo video sarà molto noioso in alcune parti, però chi se ne frega. Giocatori, credo che mi Verdi. Per giocatori. Spazio per il cross. Giocatori X. Verdi. Pallone in aria. Attenzione! Senza problemi per il portiere. I napoletani. L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Allora, questo video è molto cringe. Non mi piacerà. Ma che se ne frega. Mi sono riparte subito il video. Secondo tempo che comincia col possesso Napoli. C'è la partita. Allora ragazzi, scrivetemi nei commenti che squadra tifate. Ragazzi, dopo questo mi direte. Fabian. Dries Mertens. Zielinski. Fabian Ruiz. Tiro murato. Non niente da fare di prendere la palla. Il Torino. Bravissimo qui Perino. Ha disputato una buona prova nei primi 45, certamente fra i migliori. Ha trovato la via del gol. Vale fin qui il pareggio per la sua squadra. Belotti. Vedremo se ne farà altri nella ripresa. Possesso palla per gli avversari. Oh, Belotti. Oh, Belotti, perché Jesus Corona. Cosa fa lì? Allan. Il loro prossimo impegno di campionato sarà in casa. E potrete ovviamente seguirlo in diretta, come Meta, sempre, bravo, su EA Sports. Credo che Meta. Sar. Sì, quello è. Stefano, cosa pensi del match che attende adesso il Napoli? Scenderà in campo contro il Verona nel prossimo incontro di A. Però se sono i miei che favoriti, possono puntare tranquillamente 3-9, la vittoria. 3-7, mamma mia, Belotti. C'è che cambio in vista allora, per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Sono schierati in campo i suoi uomini. Ciao, addio. Opportunità. Ciao.